quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e traversare la strada per diventare come matte. E tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte, speravano ancora che qualcosa succedesse. Che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino. E magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada. E si potesse continuare a camminare fino ai prati e fin dietro le colline. «Siete sane, siete giovani», dicevano. «Siete ragazze, non avete pensieri, si capisce». Eppure una di loro, quella Tina, che era uscita a zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente. E una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere. Perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria. Ginia, se queste crisi la prendevano, non si faceva accorgere, ma accompagnava a casa qualche altra e parlava, finché non sapevano più cosa dire. Veniva così il momento di lasciarsi, che già da un pezzo erano come sole, e Ginia tornava a casa tranquilla, senza rimpiangere la compagnia. Le notti più belle, si capisce, erano al sabato, quando andavano a ballare e l'indomani si poteva dormire. Ma bastava anche meno. E certe mattine Ginia usciva per andare a lavorare felice di quel pezzo di strada che l'aspettava. Le altre dicevano: «Se torno tardi poi ho sonno, e se torno tardi me le suonano», ma Ginia non era mai stanca. E suo fratello, che lavorava di notte, la vedeva soltanto a cena e di giorno dormiva. Nelle ore del mezzogiorno, Severino si girava nel letto quando lei entrava, Ginia preparava la tavola e mangiava affamata masticando adagio, ascoltando i rumori della casa. Il tempo passava adagio, come fa negli alloggi vuoti, e Ginia aveva tempo di lavare i piatti che aspettavano nel lavandino, di fare un po' di pulizia, poi di stendersi sul sofà sotto la finestra e lasciarsi assopire al ticchettio della sveglia dall'altra stanza. Qualche volta chiudeva anche le imposte per far buio e sentirsi più sola. Tanto Rosa alle 3 avrebbe sceso le scale, fermandosi a grattare contro l'uscio, piano, per non svegliare Severino, finché lei non le rispondesse che era sveglia. Allora uscivano insieme e si lasciavano al tram. Di comune, Ginia e Rosa non avevano che quel pezzo di strada e una stella di perline nei capelli. Ma una volta che passavano davanti a una vetrina e Rosa disse: «Sembriamo sorelle», Ginia s'accorse che quella stella era ordinaria e capì che doveva portare un cappellino se non voleva parere anche lei un'operaia. Tanto più che Rosa, soggetta ancora a padre e madre, non avrebbe potuto pagarsene uno che chissà quando.